Allora, perché Erika sei qui? Ma per farmi gli auguri di buona Pasqua. Allora, domani saremo impegnati tutti, chi per una cosa, chi per un'altra, chi per le messe, i pranzi, si organizzano le cene, le comunioni, le crespe. Quindi ho deciso di postarlo oggi per oggi, quindi oggi è sabato. Perché ho pensato che comunque oggi, bene o male, le giornate sono belle, si può uscire. Guarda che bella ripresa! E che quindi ho detto facciamoli adesso, dico gli auguri, così poi domani chi è impegnato, chi non lo è, chi non viene a guardare YouTube, chi giustamente dice ma YouTube ciao durante la settimana, sempre fine settimana, no? Quindi ho pensato facciamo gli auguri adesso. Io vi faccio gli auguri con tutto il cuore. E da notare questa pepetta che sta qui dalla Befana. Noi ci piace così. Noi ci divertiamo con poco. Ecco. Dice Erika, perché non la togli? Perché sta carina sta strega. È roscia poi. Sta carina. Allora. Che bello! Allora, questo. Quindi siamo così. Vi facciamo gli auguri così. Questo è il nuovo che consegnerò mia nipote, tanto non lo vede YouTube, tranquilla, quindi non faccio cose di niente. Questo qui, questo uovo di Pasqua, lo porto questa sera perché è arrivata mia sorella! È arrivata mia sorella da Londra, è una gioia infinita, quindi questa sera festeggiamo e domani invece con mio fratello, mia sorella, tutti quanti ci riuniamo tutti, che meraviglia! Quindi sarò proprio impegnata a preparare, a fare, quindi sarà proprio un macello, uno scatafoscio, però, e queste sono le uova che io ho fatto alle mie due nipoti, Giorgia e Sonia, che gli mando un bacio, e vuole bene zia. E quest'anno mi sono buttata sulla Trudy. Perché a volte capita, io prendo sempre Kinder, però troppo specifico, o Elsa, o Barbie, o l'era glaciale, o cos'era Star Wars, cioè cose abbastanza, se uno vuole un pupetto, un pupazzetto, così, volevo qualcosa, poi tra l'altro che mia nipote portasse sempre con lei, vicino a lei, e quindi ho pensato, quale meglio cosa di Trudy. E quindi ho fatto l'uovo così, poi ho preso altri giochi, altre cose perché. Erika, così non te se può guardare per niente. Volevo far vedere perché secondo me quest'anno questo è l'uovo più senza olio di palma, eh. Questa senza olio di palma, cioè anche qui hanno specificato senza olio di palma. Vabbè. Allora, detto questo, io vi mando un bacio. Quanto ho parlato? Io non ho capito. Eccolo qua. Ecco, questo è. Questo. Ogni tanto fugge. Sapete perché fugge? Guarda, ve lo faccio vedere subito perché. Perché si sposta questa questa gomma che tra l'altro è tipo gomma crepla, io l'ho preso sì, all'Eurospin, come si chiama? AliExpress. L'ho preso da AliExpress e ogni tanto se sgancia sto coso e mi vola la macchinetta, quindi è colpa sua se ogni tanto volate per terra. Allora, vi mando un bacio a tutti, vi mando un bacio a tutti. Mia figlia chiacchiera, gioca con Michele alla Play, quindi abbiamo finito di mangiare, ho preparato quello che devo portare questa sera in giro, poi stiamo qua, ci riuniamo qui, quindi stiamo tutti insieme e niente, questa sera quando mia nipote aprirà l'uovo. Perché comunque poi l'altra mia nipote lo aprirà domani, ma io figurati se aspetto domani per darlo a Sonia, non esiste, glielo do stasera. Io devo riciclare la carta. Madonna, adesso glielo ho portato tutto rotto. Eccolo qua, vedete com'è? È troppo carina sta carta. Guardate com'è, con tutti i pupetti.
Quindi devo dire a mia nipote: apri piano, amore di zia, che la carta serve a zia. Eccoci qua. Vi mando un bacio. Vi voglio bene. Non mangiate troppo. La cosa non vale per me perché io mangio poco. Così lungo, così lungo. Divertitevi. Io spero di non mangiare troppo. Mi contengo perché dopo ci sarà anche Pasquetta, quindi sarà un massacro. Quindi vi mando un bacio. Auguri a tutti. Vi voglio bene. Ciao, 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 ciao.